Headbanger! Intro in stile Black Sabbath con le campane della chiesa. Molto intrigante. Wow. La volpe. Quella così. Voglia! Subito così. Tipo, buongiorno. Ciao. I loro balletti, sono ma stupendi. Una cosa unica. Esatto. Ma quelli c'hanno anche le maschere ora. Sì, perché siccome è già facile suonare alle loro velocità e cose, si mettono pure la maschera. Siccome rende più semplici, esatto, le cose. Specialmente per i chitarristi che guardano un basso, ma no. Ma infatti. Ma che... Oddio. Bella la sedia del suo microfono. Belli ma vestiti questi, sì, qui. Sì, quelli sono sempre... sono stupendi. Belli. Che guns. Ma senti qualche vocina fine, sì, piccina che c'hanno. Bello il palco con molto. Tutte le... Quel palco lì è bellissimo. Sì. Aspetta, tipo uno pugno, ma... Questo mi sa che è un festival, sì, tipo più al chiuso, che si sentono bene le voci. È vero. Bello il palco, ma è bellissimo. Sono bellissimi tutti gli stage, sono proprio belli. Tutti. E loro i loro riti, certo, non possono mai mancare in una performance. È strano che stavolta non è stato crocifisso nessuno. No, lei, perché l'altra volta era lei crocifissata, ora invece la stanno venerando. Perché è già stata crocifissa, quindi è già diventata una dea. Vai, vai. Guarda che sguardo penetrante. Voi. Mettete like. Sudditi. Minacciosa, Tipo. Tipo un mo' di volpe, infatti. Esatto. Ma si muove pure! Il palco, hai visto? Si muoveva pure. Era genante, sì, si muoveva. È tipo su un carrello bellissimo. Comunque i loro stage sono sempre pazzeschi. Ma non pazzeschi. Capisco, non capisco, che c'ha in mano uno scettro? È l'asta del microfono. Ah, tutta okay. Brillantinosa. Addirittura. Esatto, perché tanto è già poco roba, già anche quella. E poi c'è la chitarra, senti la wow. Esatto, anche io mi inchino come loro a chitarrista. Belline queste codine. Sì. Oh, vabbè, è bellissimo. Oddio, non vedo l'ora di tornare a un concerto. No, chi lo dice? Guarda là come salta. Sì, io se provo a farlo io mi spezzo un due. Guarda là, poi c'è tantissima gente. Un botto. C'è tutto il Giappone. Una cosa che ho notato, che loro riescono bene a coinvolgere il pubblico. Sì, cioè, lo vedi molto. Che tutta la gente salta. Sì, poi con tutti, anche grazie ai loro balletti, che la gente li impara. No, quindi sono ancora più coinvolti. È vero, sì. C'è tipo una mia amica che è super fan del K-pop, proprio così, sta tutti i balletti a memoria. E oh mio Dio. No, bellissimo questo legaccino per i capelli. Vedi? È come la mia collana, tipo una specie molto bella. Sì. Io il mio shock ha fatto una brutta fine. Poveri.
Boia. Madonna, ragazzi, pure. Esatto. Molto bravi. E ora svengono. Esatto, no. Si lasciano cadere a terra. Esatto, anche secondo me. Lì. Ecco. Morto. Bomba, grandissimo, wow. A few moments later. Headbang. Ora è giunto il tempo. Non esiterò più. Ho afferrato 18 ticket. Verso est, verso ovest, verso sud, verso nord. Anche oggi mi slancio nella linea centrale. La parte destra, dai! La parte sinistra, dai! 2000 years later. Mi raddrizzo e... Bang, headbang, headbang, bang, 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 baba, bang. Headbanger. Headbanger. The end. 10 seconds later. Allora, da questo testo abbiamo capito due cose. Che i capelli neri sono leggendari. Headbanging. E che la notte dei 15 o dei 20 è stata importante per le baby metal. Esatto. E, beh... Una cosa ganzissima, il palco che si muoveva. Bellissimo. Poi, vabbè, il palco anche quello con le volpi, con gli occhi rossi. Ah, bellissimo, il palco con le kitsune, fantastico. Bellissimo. E poi abbiamo apprezzato l'inchino verso il chitarrista, che gli propongo anche io, perché rispetto. E niente, batterista bravo come sempre, chitarrista pure, tutti i musicisti, loro carine, però belline, cucciolose. E... Lei come cantava? Erano due infatti, sì, che cantavano. Sì, quella con le codine, con le due codine. Sì, era brava, aveva i capelli leggendari, era bravissima, sì. Anche lei. Sì, 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 era molto... Ci sono piaciute entrambe, oh. Come al solito. Sì. Sì, sì, ormai sulle baby metal siamo delle bitchironne. Esatto. Quindi nel prossimo video faremo, la prossima volta, faremo un... Cosa ne pensate delle baby metal? Top! Tutto dispersivo. Perfetto, vai! Allora ci prepareremo in vista di questo video importante. Esatto. Lasciate un like al video. Voto. Ah, giusto, è vero. Prima, scusatemi. Voi che voto dareste? Noi daremmo? Anche qui un 8. Un 8. Fateci pensare voi. Cosa ne pensate della canzone? Mettete un like al video. Iscrivetevi al canale. E attivate la campanellina. Ciao! Al prossimo video.